Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Siamo arrivati ufficialmente nella settimana della squadra dell'anno, settimana in cui verranno rilasciati i migliori giocatori, sia maschili che femminili, di FC24. E per arrivare dunque a venerdì, data fatidica, ore 19, ho deciso di portarvi per tutta questa settimana, dopo le top dei migliori giocatori per ruolo, i migliori giocatori economici per gli stessi ruoli, visto che comunque tanti di voi mi continuano a chiedere Matte, ma determinati giocatori per 300.000, 200, 250, eccetera. Quindi cercherò di rimanere più o meno sul range di questo tipo e ci andiamo a vedere ancora una volta i giocatori che secondo me al momento sono quelli più performanti. Prima di addentrarci nel video, due premesse. La prima è che sono rimasto bene o male su un tetto massimo di spesa di 350.000 crediti. Ovviamente nel momento in cui sto registrando questo video potrebbero esserci delle oscillazioni, no, di queste carte, ma comunque il range è sempre quello lì. E in particolar modo poi i giocatori che trovate all'interno di questo video non sono posizionati in ordine di forza, ma bensì sono tutte quante una serie di opzioni che voi potete andare a scegliere in base a quelle che sono le vostre esigenze. E partiamo proprio da Rafael Varane nella sua versione 86, un giocatore che conosciamo benissimo, di 1,91 m, quindi dotato di una grandissima fisicità. Normale alto il suo work rate, in particolar modo il playstyle è quello che ci piace tanto perché ha il procione plus, l'aereo argento utilissimo in fase difensiva, soprattutto sulle palle alte dei calci d'angolo, e ovviamente delle statistiche che per questo Varane parlano da sole, perché lo sappiamo benissimo, è molto veloce, è dotato di un'ottima reattività con l'L2, c'è quel 40 di equilibrio che potrebbe spaventare ma non lo fa, perché Varane comunque non è un giocatore che inciampa o perde contrasti, intercetta tanto, è abbastanza automatico data l'89 di lettura difensiva, forte con quell'86 di forza, pecca leggermente in aggressività, ma questo viene compensato dal suo playstyle. Vi ho inserito Varane anche perché questa sua versione 86 può essere anche evoluta, quindi magari qualcuno di voi se lo ritrova ancora tra le mani e questo è un bel difensore tuttora d'elite che vi portavate a casa con una cifra comunque ragionevole e che può continuare a stare all'interno dei nostri team. Così come un altro giocatore che io non vedo spesso in giro, ma che per me è veramente molto performante, è Rubén Dias nella sua versione Trailblazers. 1,87 m, quindi molto fisico, molto irruento anche negli interventi, che si vanno a sposare sempre alla perfezione con il suo playstyle plus del procione, del gioco d'anticipo. A differenza di Varane però, questo Rubén Dias ha anche il blocco plus, e c'ha sia l'aereo sia il colpo di testa potente, quindi li ha praticamente tutti per quanto riguarda la fase difensiva più importanti. E inoltre abbiamo anche un mastino che, combinato al playstyle plus del gioco d'anticipo, gli conferisce ancora una maggiore precisione e una maggiore efficacia in fase di contrasto e di recupero del pallone. Poi conosciamo anche in questo caso Rubén Dias, è un giocatore che non spicca per velocità, ma essendo lengthy quell'accelerazione 57 non la sentiamo, influisce molto di più il 72 di velocità scatto, che comunque non è un parametro basso. Abbiamo un 90 di reattività ottimo, andiamo un 92 di lettura difensiva ancora meglio, e rispetto a Varane saliamo sia sulla forza che sull'aggressività, perché abbiamo 91 per la prima e 94, che invece per Varane era il parametro un po' più carente avendo solo 80. Per cui occhio a questo Rubén Dias, anche perché con i tanti pacchetti, party bag che si prendono dalla Weekend League, questo può essere un giocatore che magari ci avete e che non avete mai trastato, ma io che vi assicuro ha un ottimo rendimento. Altro giocatore che è andato un po' così sotto traccia è questo Thiago Silva, perché è uscito in concomitanza con la SBC di Blanchicona, che ovviamente attraeva molto di più essendo un giocatore più automatico, anche se dotato comunque dello stesso playstyle plus, ovvero il gioco d'anticipo. La cosa bella di questo Thiago Silva però è che, come Varane, ha anche lui il blocco argento, e quindi poi è andato a mixare con anche qua il gioco aereo, il porte di testa per quanto riguarda le giocate da calcio piazzato, questo qui rimane un giocatore molto ma molto interessante. Costava 2 spiccioli, anche lui è bello rapido essendo un giocatore lengthy e che ha 86 di velocità scatto e anche un bel 72 di accelerazione, ha degli ottimi passaggi, ha 92 di reattività, 93 di lettura difensiva, 85 di forza. Leggermente pecca in aggressività un po' come Varane, ma nulla di grave. E anche Thiago Silva è un giocatore che secondo me è molto molto forte tuttora all'interno del gioco.
Un'altra carta molto forte è quella di Guardiol. Guardiol magari qualcuno di voi non ha fatto l'evoluzione e quindi vuole comunque andarselo a prendere perché Linka, la versione radioattiva, non ha neanche bisogno poi di eccessivi giocatori del City per poter rendere a tre d'intesa. È un giocatore molto fisico, dotato di un body type veramente imponente, è 1,85 m, ha 3 di skill e 4 di debole. Anche in questo caso abbiamo un giocatore che può essere spostato anche terzino sinistro volendo, per il suo ruolo alternativo, penso, se volete fare qualche strana ibrida, perché poi va giocato sempre al centro, non vi fate venire strane idee. E in più abbiamo il blocco plus, quindi ci discostiamo da quello che era il gioco d'anticipo visto per i tre precedenti e abbiamo quello un po' più automatico, quindi se schiacciate l'L2 lui si mette un po' sulle linee di tiro e cerca di intercettare. C'ha anche il potente di testa, c'ha dei buoni playstyle di passaggio per uscire e l'L2 argento. Gli attributi sono ottimi, è un giocatore molto veloce perché ha 85 di accelerazione, 81 di velocità scatto, anche se anche in questo caso conta più la velocità scatto essendo lenti, buoni passaggi, leggermente meno reattivo perché appunto, vi ripeto, dotato di una grandissima fisicità, ma viene aiutato dal playstyle argento del jockey, quindi bello come siano sempre complementari carenze e playstyle quest'anno sui giocatori buoni. 86 di intercetto e 85 di lettura, 87 di forza e 90 di aggressività per un giocatore che a me è piaciuto veramente tanto quando l'ho utilizzato. Altro giocatore che sapete io ho amato, addirittura vi ho messo nella top dei migliori difensori di quest'anno, è Ronald Araújo nella sua versione IF e non in quella radioattiva, proprio per andare a ricalcare il playstyle plus del blocco. Anche in questo caso però, oltre a questo, abbiamo l'L2 argento, il gioco d'anticipo argento e il potente di testa. Quindi anche qui un difensore dotato di un pacchetto difensivo veramente completo, full optional, è molto economico perché più o meno siamo sui 60-55.000 crediti, una roba del genere, e questo poi vi linka anche con tutti quelli che sono i giocatori più meta. Penso alle calciatrici del Barcellona, penso anche a qualche giocatore del Barcellona, magari avete fatto un'evoluzione di Rafinha, avete Cancelo, giocatore molto raro. Rapido, dotato di un'ottima reattività, ottima lettura difensiva, 88 di forza e 88 di aggressività, lo rendono, secondo me, tuttora una alternativa validissima a tanti nomi molto più blasonati ma molto più costosi. E a proposito di nomi blasonati e costosi, vi metto Virgil base, perché comunque questa carta qui di Virgil Loro è vero che rispetto alle versioni speciali inizia ad essere un po' più antiquato, e sappiamo che quando escono le carte speciali, soprattutto quando ne escono tante, perché questo ha già preso un IF e una carta Winter, possono iniziare a diventare un po' più obsolete. Però comunque questa carta base di Virgil il suo lo fa e come, perché rimane sempre un difensore di 1,93 m, full automatico, che ha anche qui blocco e procione argento. Voi immaginatevi magari il Toti di Virgil con quei due playstyle plus, finita. C'ha il gioco aereo plus, c'ha il forte di testa argento, c'ha anche il mastino per potenziare i suoi contrasti, e poi è un giocatore rapido perché ha 87 di velocità scatto lenghi, quindi sul lungo recupera, 88 di reattività, 90 di lettura difensiva, 93 di forza e 85 di aggressività. Occhio a sottostimare Virgil e occhio a levarlo dalle vostre squadre, perché quest'anno è veramente qualcosa di incredibile. Un altro giocatore carino che vi vado ad inserire è questo Mavropanos. Però dite, ma che sei impazzito? Marzapanos? Marzapanos si evolve e diventa anche lui un giocatore interessante, perché è dotato di una fisicità enorme, che è 1,94 m, un toro. Anche lui per le ibride magari lo potete mettere terzino destro, e lui da evoluto ci potrebbe anche stare terzino destro, perché non è proprio un lentone incredibile, però va giocato full difensivo, perché fatelo correre uno di 1,94 m da terzino, un disastro. Bello veloce, 89 di velocità scatto, 81 di reattività, 86 di aggressività con 98 di forza. Pecca leggermente nella lettura difensiva, però magari ve lo andate un po' più a selezionare per farlo stare sull'attenti. Stili di gioco già di base molto buoni, perché all'L2 l'intercetto, il mastino, il forte di testa chiaramente 1,94 m, ma vi ripeto, andandolo ad evolvere vi andate a portare a casa un difensore molto valido, interessante, e che è un'alternativa anche frizzante, diversa a quelli che sono i classici nomi che vediamo in giro. Così come un altro giocatore che abbiamo già visto tante volte in giro è Bremer nella sua versione tuono, anche lui col blocco plus, ve ne ho parlato già nel video dei migliori difensori centrali, perché quando parliamo di difensori centrali questo Bremer lo è tuttora e costa 2 spicci. È un giocatore di usato garantito, perché è dotato di un'enorme fisicità, ottime statistiche, playstyle sono quelli giusti. Se avesse avuto anche il procione argento sarebbe stato veramente top tier.
Andiamo poi a chiudere questa raccolta dei difensori economici con due carte abbastanza particolari. La prima è questa SBC di Zubeldia, che è 1,81 m, quindi leggermente più piccolo rispetto agli altri difensori centrali che vi ho proposto, però dotato dell'L2 Plus, quindi si muove molto rapido. Pecca però negli altri, perché non ne ha nessuno argento interessante se non il mastino, ma non so per quale motivo questa era una SBC che costava tipo 20k. Raga, ma sto giocatore è veramente caruccio, perché è rapido, si muove molto bene, 87 di lettura difensiva, 82 di equilibrio, 82 di agilità, sono dei parametri da centrocampista, non sono dei parametri da da difensore centrale, quindi molto molto bene. In più ha 93 di aggressività e 87 di forza, sono tutti quanti attributi che secondo me lo hanno reso un difensore molto valido, ma anche molto sottovalutato, perché l'abbiamo visto lì buttato in quelle che erano le sfide creazione rosa e tanti di noi lo abbiamo completamente appeso. Chiudiamo con Ranieri, perché ve lo metto qua in questa versione, ma sto facendo riferimento alla versione evoluta di Ranieri, quella con la Peps Legacy. Abbiamo un difensore in quel caso che arriva a 93 di overall con 1,87 m, si va a guadagnare anche delle ottime statistiche, dell'ottimo boost statistico, un giocatore che ha 90 di velocità scatto, che quindi non teme nessuno, recupera praticamente tutti, una fisicità molto importante e in più playstyle, perché ha l'L2 argento e il blocco argento, quindi dentro l'area di rigore è anche un difensore che si fa sentire. Quindi ragazzi, questa è la mia raccolta di difensori economici per quanto riguarda questo periodo pre-Toti, che secondo me, se avete bisogno di andare anche magari a monetizzare qualcuno dei vostri, che ne so, c'avete Ferdinand, non volete vedere i vostri crediti evaporare ai Toti, ve lo andate a vendere, vi prendete uno di questi che costa meno e con quegli altri soldi poi fate magari un upgrade più importante in altre zone del campo. Per questo primo video è tutto ragazzi, come al solito fatemi sapere nei commenti se avete qualche chicca, qualche gemma nascosta che ho saltato all'interno di questo video. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto, ciao!